Ciao a tutti, questa è Formula 1 2019 e queste sono le mie ennesime avventure nelle gare classificate. Parto quinto adesso in griglia di partenza nel circuito di Spa-Francorchamps, che pare che ogni volta che esca nelle gare classificate piove sempre, e vengo subito sorpassato all'interno da un Cristiano quando poi tento di avere un'ottima trazione in uscita di curva, cosa che non mi riesce proprio benissimo, ma non riesce benissimo anche al mio avversario. Quindi affrontiamo Rouge e Radillon affiancati, e cosa mai può andare storto. Infatti succede quasi una caciara indescrivibile quando fortunatamente poi riesco a tenere la macchina dritta per via del destino, che praticamente ha deciso così per me, e quindi sono in quarta posizione dopo tutto questo casino, cosa che non era abbastanza prevedibile dopo soprattutto quella prima curva che era andata in un modo abbastanza disastroso. Invece eccoci qua a lottare in tutto e per tutto per il podio contro questa persona. Affrontiamo adesso la curva Bruxelles. Affrontare un parolone, visto che vado lungo in maniera abbastanza imbecille, però riesco a tenere nuovamente la baracca tutta ad un pezzo e anche a non perdere ulteriori posizioni e a perdere solamente un po' di tempo rispetto alla persona che sta in terza posizione. Stiamo per affrontare adesso Puon per la prima volta sul bagnato, cosa non molto semplice. A riprova di questa non facilità abbiamo visto che qualcuno si è impiastrato, e facendo così siamo riusciti ad ottenere la posizione del gradino più basso del podio. Passiamo poi alla fine del secondo giro, dove affrontiamo Blanchimont con una velocità stratosferica, almeno rispetto al nostro avversario, e quindi ci facciamo vedere alla chicane, bus stop all'interno, ci buttiamo senza nessun ritegno e otteniamo addirittura la seconda posizione quando siamo ormai alla fine del secondo giro e all'inizio del terzo giro. Però la seconda posizione non ci basta, tant'è che adesso abbiamo addirittura nel mirino la prima posizione ottenuta da tale Razer 911. Siamo adesso alla fine del Campbell Straight e ad affrontare queste chicane, dove ci facciamo pericolosamente molto insistenti nei suoi specchietti, e addirittura abbiamo un'ottima uscita per affrontare Bruxelles. Ci buttiamo all'interno per sorpassare Razer, ma lui purtroppo ci taglia la strada e ci fa andare leggermente fuori pista. Io perdo l'opportunità di andare in prima posizione, però riesco a non perdere ulteriori posizioni. Poi addirittura l'ultimo giro va lunghissimo alla Source, io quindi cerco di accasarmi dietro i scarichi per prendere la scia, cercando però di non incarciofarmi allo Rouge, cosa che è abbastanza semplice quando si segue qualcuno e si perde un po' di deportanza, cosa che però non accade al sottoscritto. Quindi ho un ottimo spunto sul rettilineo del Campbell, dove riesco ad affiancarmi al buon Razer e prendermi la prima posizione quando sto all'interno alla curva dopo il Campbell, però purtroppo mi taglia leggermente la strada e quindi io purtroppo devo capitolare. Ma attento nuovamente all'esterno, lui chiude la porta e purtroppo devo nuovamente accasarmi in seconda posizione quando stiamo per affrontare adesso nuovamente la Bruxelles, dove vado leggermente lungo, perdo un po' la bussola dopo quei due tentativi andati un po' a marcire, quindi perdo un po' di contatto. Poi nuovamente alla curva senza nome vado leggermente largo e Razer nuovamente prende terreno. Io però poi alla fine non ci sto, quindi attacco nuovamente il buon Razer a Blanchimont. Vedo che c'è effettivamente la possibilità di avvicinarmi per poi tirare la staccatona alla chicane bus stop. Perdo leggermente la vettura, ma riesco a tenerla tutta ad un pezzo, quindi mi butto all'interno nuovamente in modo abbastanza disperato, e questa disperazione è abbastanza palese. Purtroppo però non c'è niente da fare, Razer ma rintuzzato tutti gli attacchi e finisco in seconda posizione. E qui devo ammettere che un po' rosicato, ma mio caro Razer, oggi lei si è fatto un nemico potente. E cosa c'è di meglio per ribadire questa mia superiorità che andare a Monza con Razer che parte in terza posizione e io che parto addirittura in pole position? E qua, ovviamente, essendo Monza, essendo la prima curva di Monza, c'è ovviamente sempre il cagotto alla prima curva, perché uno alla fine sempre al timore di venire obliterato in curva 1, cosa che però stranamente non accade. Riesco a tenere saldamente la prima posizione quando poi tutti gli altri un po' si scarognano e si sbertucciano tra di loro. Un ultimo momento di terrore è qui alla
variante della Roggia, dove a volte, se non ci sono problemi alla prima curva, c'è il problema alla variante della Roggia, però nemmeno ci sono così tanti problemi e vado tranquillo in prima posizione. Però voglio ribadire la mia superiorità facendo il giro più veloce. Ero abbastanza tranquillo, però poi addirittura vedo il giro più veloce fatto da Ruchu Suchu, che mica un po' strano, vabbè, comunque Ruchu Suchu mi batte col giro più veloce. Io quindi tento di andare ancora più veloce, riesco a far segnare di nuovo un tempo viola e qui stavo abbastanza tranquillo, ma Ruchu Suchu subito continua a ribattere ogni mio giro veloce con un ulteriore giro veloce. Addirittura siamo al penultimo giro, io non nemmeno riesco a migliorare, mentre invece Ruchu Suchu continua a migliorarsi su 1.23.3. E io qua do il tutto e per tutto e finalmente all'ultimo giro riesco a far segnare il giro più veloce della gara. Ah, finalmente adesso una ma porca miseria, Ruchu Suchu. Dobbiamo quindi aggiungere Ruchu Suchu nella lista di acerrimi nemici del sottoscritto. E cosa c'è di meglio della redenzione immediata nello stesso tracciato? Siamo infatti nuovamente a Monza, Ruchu Suchu ci sta avanti in terza posizione, questa volta non parto alla pole, parto quarto, giusto per dare un po' di vantaggio agli avversari. Affrontiamo curva 1 in modo abbastanza indegno. Sì, questa non sono assolutissimamente fiero di questa mia partenza, sono andato un po' troppo lungo in frenata. Qualcuno però si incarciova subito e si leva dalla vista andando in un'altra dimensione dove non lo vedremo mai più. Mentre adesso stiamo per affrontare la variante della Roggia, dove c'è Simo Carletto che attacca il nostro nemico giurato. C'è un contatto, poi Ruchu Suchu approfitta per tagliare la chicane. Vabbè, non è colpa sua, quindi ci sta. E affrontiamo adesso le due di Lesmo, dove vediamo in lontananza qualcuno incarciofarsi all'uscita della seconda di Lesmo. E noi abbiamo anche un'ottima accelerazione per tentare l'attacco a Simo Carletto, quindi proviamo adesso a metterci all'interno per poi tentare l'attacco all'entrata della Scari, dove però purtroppo non riusciamo a finalizzare il sorpasso e in frenata Simo Carletto ci risorpassa, ma sempre all'uscita della Scari stessa ha una ripresa abbastanza pezzente e noi riusciamo quindi a sbertucciarcelo nel rettilineo successivo all'entrata adesso della parabolica, dove affrontiamo questa curva con Ruchu Suchu che si avvicina pericolosamente al nostro musetto, ma comunque non riesce a esserci nessun contatto. Riesce però a esserci un ottimo tentativo di sorpasso adesso alla prima variante, dove Ruchu Suchu si fa molto difensivo e sta cominciando ad avere un po' il cagotto dell'avere il mio fiato sul collo, tant'è che poi ci ritroviamo successivamente all'entrata della Scari che lui si fa nuovamente molto difensivo. Io cerco invece di avere un'ottima uscita dalla variante stessa per poterlo risorpassare successivamente, cosa che sta cercando di palesarsi qui nonostante una mia uscita abbastanza vezzente. Io comunque riesco a prendermi la scia, intanto vediamo che la mia ira si è abbattuta sul Razer, tant'è che adesso non riesce nemmeno a finire le gare dopo che io ho lanciato la maledizione di Montezuma, e quindi riesco a sorpassarmelo alla parabolica, dove però lui cercherà il contrattacco prendendosi la scia del sottoscritto e cercando di fare la staccatona alla prima variante. Io però non ci sto e tento comunque di difendermi, ma lui si tiene ottimamente l'interno e poi io mi aspettavo che andasse lungo, ma invece riesce a mantenere la posizione e quindi a fare un ottimo sorpasso, e io invece sempre a rosicare dietro. Però non è ancora finita qui, questo è ancora il giro 3 e mancano ancora due giri e mezzo, diciamo, prima che la gara finisce. Io quindi tento nuovamente l'improbabile attacco all'esterno alla variante della Roggia. Lui mantiene bene la posizione, io stavo quasi perdendo il carro con tutti i buoi, ma invece riesco a mantenermi in pista. Adesso siamo nuovamente alle due di Lesmo, dove Ruchu Suchu ha ormai un discreto vantaggio, non tantissimo, e quindi abbastanza per il sottoscritto per potersi prendere nuovamente la scia e affrontare nuovamente la Scari ruota a ruota, cosa che accade. Però nella staccata diciamo che vince lui, leviamo anche il diciamo, vince lui, punto. E niente, sono nuovamente dietro per cercare un nuovo attacco, questa volta alla curva successiva, la parabolica, dove mi butto a pesce all'interno per sorpassarmelo. La cosa sembra
funzionare almeno inizialmente, ma c'è anche un ulteriore rettilineo dove Rushu Sushu può nuovamente riprendersi la scia e riattaccarmi alla prima variante, cosa che non aspetta a fare, tant'è che subito mette il musetto avanti. Io tento di fare la staccata, riesco a prendermi l'interno, lui mantiene l'esterno e siamo avvinghiati come delle cozze in uscita dalla variante, e poi finalmente riesco a mettermi buon Rushu Sushu alle spalle e a ottenere la seconda posizione. Ero ormai abbastanza rassegnato ad essere secondo in classifica quando poi improvvisamente all'ultimo giro proprio vedo Nappi, che era in prima posizione, incarciofarsi in modo inverecondo all'uscita della Ascari, e noi quindi lo sorpassiamo e otteniamo la prima posizione proprio nelle ultime curve. Riusciamo quindi ad affermare la nostra superiorità nei confronti di due tizi incontrati a caso su internet. E con questa nota gioiosa vi saluto e ci sentiamo alla prossima.